Da oggi Castel de Rio è più sicura, ci sono le telecamere. Sindaco Baldazzi. Sì, è un'idea che è nata 3 anni fa, in occasione di un incontro che facemmo con i carabinieri, con il capitano di Imola, che segnalavano questa esigenza, un po' sommessamente, perché è ovvio che l'impegno economico è quello delle amministrazioni. Adesso le amministrazioni non sono ricche, però l'impegno l'avevamo preso. Non sapevamo, a onore del vero, come fare a onorarlo, e qui è entrata la variabile decisiva, che è l'Enduro Motor Valley, al quale va tutto il nostro applauso, il nostro ringraziamento, la nostra devozione, tutto quello che possiamo, perché evidentemente senza di loro questa cosa non avremmo potuto farla. Lo hanno detto nel corso della prolusione, insomma, loro sono attaccati al territorio, ci tengono a che il territorio funzioni bene sotto tutti gli aspetti. Noi li ringraziamo davvero, insomma, perché adesso oggettivamente io credo che Castel de Rio sia più sicura, sì. Quante sono queste telecamere? Allora, l'impianto è un impianto, direi, con un livello di aggiornamento tecnologico elevato, almeno per quello che mi è stato detto, composto di 3 telecamere ai 3 accessi del paese. Qui siamo in corrispondenza di uno degli accessi, quello dal ponte Alidosi, che forse è in assoluto il meno appetibile, insomma, per chi dovesse entrare in comunità con qualche intento, diciamo così, non nobile, e le altre 2 sono posizionate sulla Montanara, sulla provinciale, in corrispondenza dei 2 ingressi, da nord e da sud. Quindi se c'è una denuncia, un furto, eccetera, viene ripreso chiunque entra e esce dal paese? Sì, c'è la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria, dai carabinieri in primis, dalla polizia e poi evidentemente anche da chi costruisce il fascicolo, di accedere alle immagini e evidentemente seguire la pista delle immagini per poter approfondire le indagini. Insomma. E comunque anche come deterrente una telecamera è sempre molto utile. Ecco, io penso proprio che l'aspetto più immediato e più visibile sia quello. Le telecamere si sa, mettono in luce quello che in luce non è, e quindi le persone con intenti, ripetiamo, non nobili, in qualche misura credo che debbano stare un po' più in occhio. Da oggi Castel de Rio è più sicura perché ha le telecamere di sicurezza, di videosorveglianza. Non sarebbero state montate, comunque non in questi tempi, senza l'aiuto determinante dell'Enduro Motor Valley. Qual è stato il vostro ruolo? Beh, il nostro ruolo è stato innanzitutto avere il contatto col sindaco, che ci ha espresso questa sua volontà di migliorare la sicurezza del paese con l'ausilio di queste telecamere, dopo aver consultato anche i carabinieri, eccetera. Ci ha fatto sapere che aveva dei preventivi che per lui erano irraggiungibili, si parlava di 15.000 euro. Noi ci siamo attivati tramite il nostro amico Roberto di Milano, che a sua volta conosce un ingegnere che progetta questi sistemi di videosorveglianza. È riuscito a avere progettazione, materiale, eccetera, siamo riusciti a farlo avere in pratica tutto al comune in forma assolutamente gratuita. Ci chiedono perché facciamo queste cose, cerchiamo di recuperare sentieri nella vallata, cerchiamo di... Perché sono tante, sono molteplici le attività che fate. Esattamente, quest'anno ci siamo un attimo concentrati su questa, ma continueremo ancora assolutamente a recuperare i sentieri. Perché, come dicevamo con Valerio Paolini, che è qui alla mia sinistra, che lui fa parte anche di un gruppo di cacciatori 4x4, ma viene in moto anche con noi, ma viene in mountain bike anche con noi, abbiamo tantissime affinità. E un amore sviscerato per il nostro territorio, abbiamo piacere di goderlo, di fruirlo e soprattutto abbiamo piacere, come in questo caso, di fare qualcosa per la popolazione, perché non è solo territorio. Di questo amore abbiamo contagiato un po' tante persone, compreso oggi abbiamo qui, e mi fa molto piacere presentarvelo, Luca Giaroli. Luca Giaroli è il presidente del CER, Comitato Escursione su Ruote. In pratica quello che noi facciamo nel nostro piccolo qui nella Vallata del Santerno, Luca Giaroli lo porta avanti a livello regionale. Quindi questo nostro messaggio, questo nostro impegno e soprattutto nel confronto con le amministrazioni regionali. Mi sono dimenticato in tutti questi passaggi di ringraziare, e questo è un ringraziamento veramente sentito, abbiamo qui alla nostra sinistra Massimo Pompei, che le ha montate tutte queste telecamere. Ci siamo dimenticati prima di dirlo anche nella cerimonia. Perché anche chi fisicamente le monta.
Chiedo scusa, ma quando si arriva in questi momenti si è sempre un po' emozionato. Anche lui è del nostro gruppo, anche lui è appassionato di fuoristrada, abbiamo fatto fuoristrada insieme in tutti i modi che vi ho già più volte descritto. Anche lui è un cacciatore, quindi ci siamo divertiti più volte quando io facevo il guardiacaccia a giocare a guardie ladri, che gli correvo un po' dietro, a lui, a Valerio, al babbo di Valerio, che mi ha fatto impazzire abbastanza. Ma ci siamo divertiti e ci vogliamo molto bene, ci apprezziamo sempre veramente tanto e soprattutto vorremmo dedicare quella canzone, forse non lo sai, ma anche questo è amore, perché è amore per il nostro territorio e per la nostra popolazione. Luca Geroli, presidente del CER, qui oggi a Castel del Rio. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, cos'è il CER? Il CER è un'associazione riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna, nata per contrastare il disegno di legge regionale sulla sentieristica che avrebbe voluto dichiarare incostituzionale o illegale la nostra passione. Il coordinamento degli escursionisti su ruote si prefigge di avere un radicamento sul territorio e Enduro Motor Valley è il prototipo della nostra sezione locale. Loro da anni, ancora prima che il CER esistesse, hanno cominciato a coltivare la passione, ma in maniera intelligente, confrontandosi con gli amministratori, confrontandosi con la popolazione locale. Vivendo in una simbiosi comunque positiva e non il classico con la moto che va a distruggere l'ambiente come pensano forse alcuni. Quando qualcuno diventa una spina nel piede per qualcuno, per qualcun altro, è chiaro che prima o poi viene fatto fuori. Quando invece la gente apprezza perché c'è rispetto per l'ambiente, per la proprietà pubblica, per la proprietà privata, per gli altri escursionisti, non penso che il nostro splendido territorio offra spazi per tutti. Bisogna semplicemente farlo con buon senso, nel rispetto delle regole. Ed è proprio soprattutto l'incremento della consapevolezza di diritti e doveri della nostra categoria che è al primo posto dei nostri obiettivi, e questo ci ha dato grandi risultati fino adesso. Continuiamo, e l'occasione di oggi di Enduro Motor Valley, che rappresenta, ripeto, il CER qui nella Valle del Santerno, è il motivo di grande orgoglio per tutto il nostro coordinamento, che chiaramente inserirà ancora di più una marcia più lunga da Ragaz per far sì che funzioni tutto in tutta la regione e non solo qui da voi, che è una splendida valle con della splendida realtà. Anche i campioni sono a Castel del Rio, siamo con Alex Salvini, tu sei un motociclista famoso, sei campione in carica. Sì, beh, diciamo che qua sono di casa, avendo la mia ragazza che abita qua, io sono di 30 km, un paese vicino, Monterenzio, però diciamo che queste sono le mie zone. Comunque le colline dell'Appennino. Certo, sono le mie zone e mi sento a casa qui. Che ti hanno anche insegnato ad andare in moto. Moltissimo, dove sono cresciuto più che altro. E è un piacere per noi essere qua, comunque a fare questo evento con Enduro Motor Valley. E noi come Enduro Motor Valley ci teniamo molto a far capire alla gente che siamo nel pieno rispetto delle regole e dell'ambiente. Io sono anche ambasciatore FIM, Federazione Motociclistica Internazionale, insieme a Marc Marquez e Valentino Rossi e altri piloti, dove promuoviamo molto anche come federazione internazionale questo settore dell'ambiente, per rispettare al massimo le regole, per far capire che comunque facciamo tutto nel massimo rispetto dell'ambiente. Sono appena rientrato proprio poche ore fa dall'Africa, dal Kenya, dove c'è stata la UNEA, United Nations Environmental Assembly, dove c'è stato questo raduno più importante del mondo con tutti i capi di Stato. Io sono stato a rappresentare FIM per questo evento, è stata una bella esperienza e spero che... Orgoglioso anche di questo. Certo, perché alla fine i piloti siano tanti nel mondo, ma alla fine hanno scelto me per rappresentare, quindi è un onore per me ed è un piacere. E credo che stiamo lavorando molto come federazione internazionale per promuovere questa campagna sull'ambiente. Ci sono stati notevoli passi, soprattutto nel nostro sport, nell'enduro, dove siamo più a contatto con la natura, e credo che sicuramente negli anni futuri si migliorerà ancora. Per la strada è quella giusta. Molto, molto. Stiamo facendo un ottimo lavoro e credo che meglio di così sia difficile da fare.